Cari amici escursionisti e alpinisti, ecco un piccolo video della nostra salita al Monte Confidale. Siamo i soliti due, io e il Beppe. Il programma era di salire al bivacco del Piero, da lì al Monte Confidale il primo giorno, dormire al bivacco e il giorno successivo salire anche la cima della Manzina. Alla fine abbiamo salito solamente il Monte Confidale. Percorso prettamente escursionistico che nel periodo estivo non presenta difficoltà, salvo alcuni eventuali nevai nella conca sotto la forcella della Manzina. Altra cosa se si sale durante il periodo invernale o ad inizio estate, in questo caso prevedere piccozze e rampone. Noi siamo partiti da Milano, la nostra città. Da Milano Lecco si risale la Valtellina fino a Bormio. Quindi si segue la strada per Santa Caterina Valfurva, stando sulla sinistra del paese si imbocca la strada dei forni, attenti, la strada è a pagamento, porticque da acquistare all'imbocco della strada stessa presso il parcheggio. La strada è un po' stretta ma è asfaltata, vi sono due possibili punti di partenza. Noi abbiamo scelto quello dell'albergo rifugio dei forni. Il secondo si trova un po' prima, al ristorante Stella Alpina. Attenzione perché ha pochi posteggi e comunque l'itinerario varia poco. Dai forni sino alla cima del Confidale abbiamo impiegato circa ore, senza fretta e godendoci la salita. Itinerario. Dopo aver lasciato l'auto al parcheggio, si parte dall'albergo dei forni, il sentiero inizia alle spalle della costruzione, si entra nel bosco di pini cembri in salita raggiungendo una stradina sterrata nei pressi di una presa d'acqua che abbiamo appena passato. Si prosegue lungo la stradina verso sinistra in piano per un chilometro, percorso panoramico fino a raggiungere l'Alpe Pradaccio di sopra, a circa 2300 metri, dove ci si ricollega al percorso proveniente dal secondo punto di partenza, che è il ristorante Stella Alpina. Abbiamo seguito sempre questa stradina, sino a raggiungere un cartello che indica Monte Confidale e Lago della Manzina. Verso destra abbandona il sentiero che invece prosegue verso il lago del Confidale. E dai, ah, che bella panoramica, via. Si entra così nella parte bassa del vallone della Manzina e dopo l'attraversamento di una conca a pascolo inizia a salire con decisione tramite un sentiero molto serpentino. Si arriva a una conca con un piccolo laghetto che abbiamo lasciato in basso a destra e si prosegue su una ripida dorsale che spiana quasi a livello del lago della Manzina a 2790. Il posto è incantevole. Quanto dice un'ora? Infatti sulle previsioni appunto altezza Casati lo davano poco meno di un centimetro, 0,8, una cosa così. Aveva nevicato nei giorni precedenti la nostra salita. Il percorso era un po' coperto, ma comunque abbastanza evidente.
saliti per facili morene sino a portarsi alla base del tratto più ripido sotto la forcella del confinale, dove è ben visibile il bivacco del Piero. Siamo quindi saliti qui per una rampa più ripida, terriccio e sfasciume, fino a raggiungere il bivacco stesso. Il bivacco è a 3.170. Bivacco abbiamo lasciato parte del materiale e siccome la temperatura cominciava ad abbassarsi ci siamo un po' coperti e siamo partiti per la cima. Poi vedrete la salita è appena a sinistra del bivacco, il crestone inizialmente di terriccio, poi diventa un po' più complesso, leggera esposizione, comunque si affronta facilmente. Dietro il bivacco, quella è la cima della Mazzina. Fin qui siamo arrivati. Anche te sei arrivato. Dalla cima. Prima andiamo in cima. Superato il crestone, che è questo, si raggiunge per alcuni gradoni di roccia la croce di Veta, che però è piazzata sull'anticima. Pochi metri oltre si raggiunge senza difficoltà alcuna la vera cima, dalla quale si può vedere il bellissimo lago del Confinale e la cornice della triade Ortres, Gran Zebrù, Piccolo Zebrù. Siamo in cima, ma che roba, ma che giornata. Oh, bellissimo, bellissimo.
souvenir. Super. Un po' caldato, ma tutto bene. Il giovane sta facendo le foto. Siamo arrivati. Congratulazioni. Ma che roba. Cima del Monte Cofinale, siamo scesi dal percorso di salita e pernottato al bivacco del Piero, perfetta solitudine. Il bivacco è attrezzato con cucina e bombole, ma considerato lo stato del fornello abbiamo preferito usare il nostro per un risotto e l'immancabile tè. Sebbene il bivacco possa ospitare 9 persone, quando si mangia attorno al tavolo il posto è abbastanza ristretto, non credo si possa sedersi comodamente in più di 4. Per cui converrà se del caso organizzarsi in turno. Non esiste luce elettrica o pannelli solari, quindi occorre portarsi lampade e batterie. Sono presenti coperte e cuscini, ma raccomando almeno il sacco lenzuolo e il cuscino gonfiabile. Fuori stagione è meglio il sacco a pelo. Abbiamo completato la salita e discesa del Monte Confinale abbastanza presto, siamo rimasti un po' in ozio sino al calar del buio. Poi non è rimasto altro che fare che prepararsi al riposo. Al mattino abbiamo deciso di non salire la cima della Manzina. La neve che si era sciolta durante la giornata precedente era diventata ghiaccio. Avendo rampone abbiamo deciso che non valeva il rischio, siamo scesi a valle. Bene, sperando vi sia piaciuto, alla prossima.